Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria. In Abruzzo un solo caso di positività al Covid-19 registrato nella nostra regione afferente, la ASL Lanciano Vasto Chieti. E che porta il totale delle persone che in Abruzzo hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza a 3.245. Il dato odierno fa riferimento a 1.272 tamponi analizzati, un numero che, come ogni fine settimana, è leggermente in calo rispetto a quelli analizzati normalmente durante la settimana tradizionale. Sono invece tre purtroppo i nuovi decessi, con l'Abruzzo che dunque passa da 405 a 408 vittime dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Sono 29 le persone guarite. Mercoledì ci sarà il nuovo bollettino della regione, considerando che la giornata di domani, prevista come una delle due nella quale vengono diffusi i dati, sarà una giornata di festa e allora il bollettino slitta a mercoledì. E la situazione del SARS-CoV-2 è in evoluzione, come ha spiegato ai nostri microfoni nell'edizione delle 14 il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, Paolo Fazzi, che ha anche parlato delle prospettive per l'estate per i cittadini abruzzesi e non solo. Lo ascoltiamo. Le chiedo, il 3 giugno ci sarà la riapertura e dunque in tutta Italia sarà possibile spostarsi da una regione all'altra. C'è un po' di preoccupazione per questi spostamenti che vedranno in Abruzzo tante persone arrivare da fuori regione? Allora, un po' di preoccupazione c'è sicuramente, però io confido, innanzitutto confido nella prevenzione che tutti gli italiani, piccoli o grandi, dovranno diciamo, seguire, soprattutto poi peraltro in questa fase che è molto delicata. Poi c'è un'altra cosa, che io confidavo molto nel fatto che il virus potesse essere sensibile a un rialzo di temperatura e probabilmente questo clima temperato, mite, il clima nostro mediterraneo, probabilmente non fa bene al virus, secondo me. I microrganismi, soprattutto i virus che danno malattie di raffreddamento, riescono a dare malattia perché le mucose nasali, orofaringe, eccetera, nei mesi freddi patiscono del freddo e l'immunità naturale è ridotta, è paralizzata, è come se fosse paralizzata, per cui il virus non riesce a penetrare e a dare malattia. Quindi è possibile pure che ci sia una circolazione di virus. D'estate succede esattamente il contrario, cioè che l'immunità naturale è perfettamente funzionante e quindi è possibile pure che ci sia una circolazione virale, solo che non riesce a dare patologie. D'altra parte noi per vedere realmente se il virus è presente in grande copia diciamo sul territorio dovremmo effettuare esami, tamponi a tappeto, cosa praticamente impossibile. Anche le persone che arrivano in ospedale con sintomi, con sintomi che poi dimostrano che questa persona è positiva, sono pazienti in condizioni non gravi. Diciamo, è cambiata anche la malattia da questo punto di vista, perché le terapie intensive sono quasi vuote, oppure non è così. No, è un fatto numerico. Cioè, il virus ha mutato, come tutti i virus RNA muta pure parecchio, però le mutazioni non sono state tali da pensare ad una devirulentazione del virus stesso. Anzi, addirittura recentemente leggevo che c'era stata una mutazione che favoriva una maggiore diffusibilità del virus, ma non aumentava la sua virulenza. È semplicemente che si è ridotta la base di chi sta male, di chi sta male, di chi è capace di portare il virus. Quindi è semplicemente un fatto numerico, non dipende assolutamente da una mutazione favorevole per noi esseri umani, che
che ha avuto praticamente questo virus. A proposito di indagini sanitarie, ci sono queste indagini fatte in collaborazione con la Croce Rossa in alcune... Esatto. Quanto sono importanti queste indagini sanitarie, che valenza hanno e la loro importanza? Allora, le indagini di sieroprevalenza, quindi la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2, hanno un'importanza reale per sapere qual è stato e qual è la circolazione di un determinato virus, una fattispecie di SARS-CoV-2 nell'ambito della popolazione, perché dà un quadro, diciamo, della situazione. Però l'esame sierologico da solo innanzitutto non è diagnostico, come invece il tampone che ci permette la ricerca dell'RNA virale. E quindi può essere, se fatto singolarmente, cioè solamente l'esame sierologico, può dare un risultato fuorviante dove ci sono dei falsi negativi e dei falsi positivi. Però il dato sierologico associato al tampone può aumentare la capacità stessa del tampone di essere performante. Dottor Fazi, cosa dobbiamo aspettarci per quest'estate, per le prossime settimane, i prossimi mesi? Possiamo stare tranquilli, relativamente tranquilli? Si andrà al mare, si potrà viaggiare? Quali sono le indicazioni anche che si sente di dare? Io penso che si possa andare al mare, ovviamente il distanziamento sociale conviene comunque continuare a tenerlo, mantenere le mascherine, si può anche viaggiare. Secondo me quest'estate non avremo molto fastidio da Covid-19, da SARS-CoV-2, e speriamo anche in autunno, lì però c'ho qualche riserva, però speriamo bene. Adesso parliamo dell'app Immuni, perché entro tarda serata gli italiani con smartphone compatibili dovrebbero trovare la app sugli store. L'applicazione infatti sta uscendo in questi minuti, in queste ore, ci vorrà ancora poco perché Apple e Google la diffondano sui loro server per dare la possibilità di scaricarla o da App Store per chi ha iPhone o da Google Play per chi ha un cellulare con software Android. Abbiamo dato la disponibilità della regione, ha detto il presidente Marco Marsiglio, alla sperimentazione di Immuni nello spirito di leale collaborazione istituzionale che deve ispirare i rapporti tra i vari livelli dello Stato, tanto più in una situazione di emergenza. Come concordato con i ministri Speranza, Pisano e Boccia, ha continuato Marsiglio, abbiamo atteso il rilascio del parere ufficiale del garante per la protezione dei dati personali al fine di tutelare fino in fondo i diritti dei cittadini. Nel frattempo gli uffici competenti per la prevenzione sanitaria e i sistemi informatici hanno messo a punto l'interfacciamento delle relative piattaforme. Mi auguro, ha continuato il governatore della regione Abruzzo, che la sperimentazione vada a buon fine e che questo strumento possa dimostrarsi efficace, anche se è forte il timore che il ritardo con cui si sta partendo e le tante incertezze sul suo funzionamento possano ostacolarne l'avvio e pregiudicarne l'efficacia. L'Abruzzo, ha concluso Marsiglio, comunque non si tiene indietro e anzi si dimostra una volta in più in prima fila nella lotta al coronavirus. Ci sono le parole anche del assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, che ha detto: è nostra intenzione raccomandare l'uso dell'applicazione anche da parte dei turisti che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze in Abruzzo, così da poter intervenire tempestivamente in caso di cambiamento dell'andamento epidemiologico. Adesso noi andiamo in collegamento, lo vedete, Andrea Sciarretta, a cui do la buona serata, ben ritrovato Andrea, ovviamente papà di Noemi, anche presidente del progetto Noemi Onlus. Innanzitutto Andrea, facciamo da parte nostra, ovviamente di tutta la redazione di TV6, gli auguri a Noemi che ha compiuto ieri 8 anni e sembra insomma una data non casuale, perché diciamo che è un compleanno che arriva quando forse ci stiamo lasciando un'emergenza alle spalle, insomma speriamo che sia assolutamente di buon auspicio. Hai scritto peraltro una lettera molto molto bella, una riflessione attraverso gli occhi di Noemi. Ecco, come avete passato questa giornata di festa e come sono state ovviamente queste settimane? Buonasera a tutti e grazie come sempre per la vostra attenzione. Sì, abbiamo passato il compleanno di Noemi in una giornata veramente molto
bella, piena di auguri, di messaggi di affetto, di sostegno, ed è per questo che ringrazio tutto l'Abruzzo e tutte le persone che hanno dedicato un momento alla nostra piccola Noemi. Sì, mi sono sentito di scrivere questa lettera attraverso gli occhi di mia figlia, perché ovviamente è chi sta ovviamente soffrendo più di tutti noi è lei, perché ha la sua malattia tutti i giorni e cerca di combatterla. Quindi attraverso i suoi occhi ho cercato di rendervi partecipi di quanto sia importante in questo momento essere uniti, solidali e cercare di superare gli ostacoli, perché gli ostacoli ci sono, siamo più fragili di quanto noi pensiamo di essere, ed è importante in questo momento ripartire con il sorriso, con positività, ma soprattutto sempre con la guardia alta, cercare di essere responsabili e cercare di non scordarsi mai quanto è importante la vicinanza. È quello che cerchiamo di fare noi con il progetto Noemi, ed essere accanto alle famiglie in questo momento che ci hanno chiesto tanto tanto aiuto. Più, non credo che non sia mai successo come ora, perché siamo sollecitati giornalmente. Andrea, poi ovviamente parleremo anche delle figure dei caregiver, della situazione ovviamente per chi soffre di disabilità, ma volevo chiederti se questi 2 mesi che hanno fatto un po' tribolare tutti, pensi che possano aver ricondotto le persone che disabilità non hanno ad un livello mentale in cui c'è maggiore sensibilità? Noi abbiamo tribolato 3 mesi, Noemi lo fa da 8 anni, voi lo fate da 8 anni, pensi che essere stati tutti in pericolo, tutti spaventati, possa sensibilizzare un po' di più rispetto a determinate tematiche? Allora, credo che Noemi ci insegna che di fronte alle difficoltà bisogna trarne comunque un modo di riflettere, di ricominciare in modo diverso. Quindi questo è il momento in cui noi abili dobbiamo accrescere la consapevolezza di essere accanto alle fragilità, perché in verità tutti ci possiamo trovare in queste condizioni, la malattia, i virus colpiscono tutti in modo indifferente, non interessa il ceto sociale che hai o chi sei, sei semplicemente una persona che può vivere delle fragilità. Mi auguro che sia l'opportunità giusta per cercare di trarne un vantaggio, di accrescere in ognuno di noi il modo di essere e di poter fare per tutti, per il bene comune, perché se non lo facciamo ora vuol dire che è una lezione che è andata persa. Non dobbiamo dimenticarci di questi 2 mesi, perché come ben detto tu, noi abbiamo festeggiato 8 anni, e dico sempre 8 anni di straordinaria forza, ma che viviamo sempre in emergenza. Noi siamo abituati all'emergenza, però bisogna accorgersi in questo momento che l'emergenza può essere di tutti, e quindi tutti bisogna essere uniti a fianco a chi ha delle fragilità. Ti chiedo, questi sono stati mesi di lockdown in cui si sono fermate le attività produttive, ma ovviamente non solo, perché poi ci sono molti aspetti della vita di cui magari ci si dimentica troppo spesso, anche di chi si prende cura di anziani e disabili. Ecco, vuoi spiegarci anche sotto questo punto di vista com'è la situazione, come l'avete vissuta e quali sono le prospettive adesso? Allora, ovviamente la fragilità ha vissuto una doppia fragilità. Tutto il carico assistenziale ovviamente ricade esclusivamente sulla famiglia, perché abbiamo sospeso l'assistenza, i centri di riabilitazione sono stati chiusi per sicurezza, quindi chi assiste il disabile, il proprio caro, ha subito veramente grandi sacrifici. Ora ripartire è difficile, le famiglie
giornalmente ci segnalano disagi importanti, gli operatori domiciliari non sono sottoposti a tampone prima di riprendere l'attività, quando credo che sia doveroso fare questo. Quindi diciamo che se anche tutto sta ripartendo piano piano, il rischio è che la disabilità, la fragilità rimanga indietro. Credo che questo è il momento in cui un paese, una regione, un comune possa dare il meglio di sé, perché se non lo fa ora significa che c'è qualcosa che non funziona. Ora ripartire significa ripartire per tutti, perché non possiamo lasciare nessuno indietro, soprattutto coloro che svolgono un ruolo determinante per la vita del proprio caro, ma soprattutto per l'asset sanitario regionale e nazionale. Andrea, ti chiedo, visto che te hai ovviamente anche un feedback da parte di altre famiglie, qual è l'esigenza più stringente, per, i nuclei familiari che hanno un disabile al loro interno? Qual è l'esigenza più pressante? Poi chiaramente ce ne sono tante, però quella che richiedono tutti e che probabilmente in questo momento non c'è. Allora, ora ecco, ciò che ci segnalano le famiglie è riguardante la ripresa dei centri di riabilitazione. Cioè, la direttiva nazionale parla di poter riaprire e ricominciare, riniziare, però in verità ci sono dei problemi perché non tutti ripartono e alcuni sono ancora fermi. Ovviamente le famiglie chiedono di poter anche avere il servizio a domicilio. In questo momento diciamo, non è efficace ed efficiente. Quindi ciò che è più stringente è questo, cercare di garantire l'assistenza, ma soprattutto in sicurezza. Il personale domiciliare dei centri abilitati devono avere tutti i dispositivi di sicurezza personali, ma soprattutto ora occorre un coordinamento tra ASL e attività domiciliare, perché altrimenti si rischia che si dia un servizio non omogeneo sul territorio. E le famiglie in più cosa chiedono è la possibilità di avere dei congedi e dei riconoscimenti più importanti. Vi faccio un esempio: il congedo Covid per il caregiver non è applicabile perché il congedo Covid prevede che se un genitore è disoccupato non puoi usufruire del congedo Covid che è retribuito al 50% e sono 15 giorni. Per il caregiver rimane fuori il caregiver, quindi sono delle accortezze delle quali nessuno ci ha fatto caso e non c'è stata una presa in carico forte ed importante. Ovviamente questa è una presa in carico che deve avvenire a livello nazionale. La regione sta cercando di fare nostre queste richieste, ma bisogna ampliare questa presa di coscienza. Andrea, ti saluto con una frase che hai scritto, probabilmente la più bella della lettera che hai scritto attraverso gli occhi di tua figlia, cioè il valore di accrescere l'unicità dell'essere vivi. Probabilmente questo è il passaggio saliente. In queste settimane ce ne siamo accorti, speriamo di non dimenticarlo troppo velocemente. La vita, dico sempre, non è scontata. Quindi cerchiamo di applicarla con scienza e coscienza. E chi può fare qualcosa, unirsi e può donare le braccia per delle battaglie giuste, è ora il momento di farlo. Io ti ringrazio Andrea, ovviamente, anche per aver sollevato alcuni aspetti problematici che ci sono e che speriamo che vengano presi immediatamente in considerazione per chi è affetto da disabilità e per le famiglie che ovviamente peraltro hanno anche vissuto con il timore di poter essere fonte di contagio in queste settimane.
che è un'ulteriore preoccupazione ancora di più, oltre alla disabilità. Grazie. Grazie ad Andrea Sciarretta per essere stato con noi. Ovviamente di nuovo auguri alla piccola Noemi. Grazie Andrea. Grazie a voi, grazie di cuore a tutto l'Abruzzo per la vicinanza dimostrata, come sempre. E senza mai arrendersi. Sempre. Grazie, grazie ad Andrea Sciarretta. Noi continuiamo il nostro telegiornale, cambiamo argomento, andiamo sulle tematiche economiche perché il vice ministro dell'economia Antonio Misiani, ospite del Partito Democratico Abruzzo, ha parlato di un recovery fund nazionale, un grande piano per il rilancio dell'economia fatto di investimenti in infrastrutture e opere pubbliche. Il vice ministro ha anche affrontato temi vicini all'Abruzzo come la ricostruzione e l'alta velocità lungo la dorsale adriatica. Giuseppe Dintino. Il governo italiano sta facendo uno sforzo molto significativo. Non possiamo arrivare dappertutto perché lo Stato non può farsi ovviamente carico di tutte le istanze delle famiglie e delle imprese italiane, molto dipende da noi stessi, però io credo che il Paese, se metterà in campo la stessa forza, la stessa capacità di resistenza e di solidarietà che ha dimostrato nei giorni durissimi del lockdown e della chiusura totale, credo che il Paese avrà la forza e le energie per rimettersi in piedi. Ci attendono mesi difficili sia a livello economico che a livello sociale, a dirlo il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Antonio Misiani in una conferenza stampa digitale organizzata dalla compagine abruzzese del Partito Democratico. Il Vice Ministro ha rivendicato il ruolo del governo in questi ultimi mesi e i decreti per il rilancio dell'economia. Misiani ha anche palesato l'orientamento del governo verso l'accettazione del Recovery Fund e del MES, che secondo il viceministro farebbe ottenere all'Italia circa 36 miliardi con tassi di interesse vicini allo zero. Misiani ha anche parlato di Abruzzo, sia per quanto riguarda l'annosa questione dell'alta velocità in un'ottica di investimenti in opere pubbliche per risollevare l'economia nazionale, sia per quanto riguarda la ricostruzione, che ancora procede a rilento, benché la nomina del commissario Legnini. Io credo che abbiamo l'occasione per modernizzare tanti ambiti del nostro paese. Avete citato giustamente l'alta velocità, che si ferma a Salerno sostanzialmente, è in costruzione la Napoli-Bari. Io credo che la dorsale adriatica debba essere oggetto di una riflessione. Credo che quelle risorse possano e debbano andare anche alla modernizzazione della nostra rete infrastrutturale, privilegiando il trasporto su ferro all'alta velocità, ma anche il trasporto pendolare, che interessa ogni giorno qualche milione di italiani. Ma io credo che la sfida nei prossimi mesi sia esattamente questa: definire assieme un grande recovery plan nazionale, un piano per la rinascita, per il rilancio del nostro paese, che metta in campo le risorse europee, le risorse pubbliche nazionali e che mobiliti anche risorse private. È evidente che nel quadro di un programma pluriennale di forte rilancio degli investimenti pubblici, il tema della ricostruzione delle aree interessate dai terremoti non può che avere un ruolo estremamente importante, e noi cercheremo già in sede di conversione del decreto rilancio di fare nostri almeno una parte delle proposte, quelle di più immediata rilevanza, avanzate dal commissario Legnini. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha stabilito le nuove regole che disciplineranno la riapertura al pubblico degli uffici comunali. Le direttive prevedono l'obbligo di entrare uno alla volta, di indossare la mascherina e di sottoporsi al termoscanner. D'Alberto invita inoltre i cittadini a prendere appuntamento prima di recarsi negli uffici. Tania Bonnici Castelli. Gli uffici comunali di Teramo riaprono al pubblico, ma con una nuova organizzazione. Mascherina, guanti, termoscanner per chiunque entri, sempre uno alla volta. Il sindaco Gianguido D'Alberto, con un apposito decreto, ha disposto questa nuova organizzazione degli uffici municipali per la seconda fase dell'epidemia Covid-19. Le scelte sono state adottate nel rispetto del principio di precauzione e le nuove disposizioni sono atte a rivedere le attività indifferibili, ampliando quelle individuate in prima
prima battuta e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, commerciali, nonché alle iniziative di carattere socioculturale che il Comune intende mettere in campo per fornire supporto e dare impulso alla ripresa. Fermi restando i principi di sicurezza dettati dalle misure per il contenimento del virus, con l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dell'utenza e dei lavoratori, l'apertura degli uffici comunali osserverà le seguenti modalità. L'erogazione della prestazione richiesta dall'utente avverrà ogni volta che è possibile tramite modalità telefonica o telematica. Se si ha bisogno di recarsi di persona negli uffici, bisogna prendere un appuntamento che può essere richiesto telefonando o inviando una mail. Per entrare negli uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani utilizzando il gel posto all'ingresso di ognuna delle sedi municipali. Non sarà consentito l'accesso a utenti con sintomi da infezione respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5. È consentito l'ingresso di un solo utente per volta nell'eventuale fila che si formerà all'esterno. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro tra un utente e l'altro. D'Alberto spiega di aver rimodulato l'organizzazione degli uffici per rispondere alle necessità e per favorire la disponibilità anche nell'ottica della ripresa. E ringrazia inoltre tutti i dipendenti comunali che mai si sono sottratti alle loro responsabilità e che hanno dimostrato grande spirito di servizio e una sensibilità encomiabili. Gerardina Basilicata, prefetto della provincia di Pescara, ha annunciato l'addio all'amministrazione civile dell'interno per raggiunti limiti di età. Il prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, va in pensione. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, la Basilicata entrò in servizio nell'amministrazione civile dell'interno nel 1982 e successivamente fu trasferita alla prefettura di Caserta e poi a quella di Napoli. Nel 2010 la nomina a prefetto e nel 2017 fu inviata a svolgere il ruolo per la provincia di Pescara. E ora all'età di 65 anni si ritirerà in pensione. Ringrazio le autorità religiose, politiche, delle forze dell'ordine e degli organismi imprenditoriali, ha dichiarato in una commossa lettera. Mi congedo dall'amministrazione dell'interno alla quale resterò sempre legata con sentimenti di profonda riconoscenza. Da oggi a Pescara i parcheggi tornano a pagamento, dal 3 giugno torneranno in funzione anche le ZTL. Il comune sta studiando anche soluzioni per il parcheggio a ridosso delle riviere. Assessore Mascia, da oggi tornano a pagamento i parcheggi nella città di Pescara, da mercoledì 3 giugno torneranno anche le ZTL. Sì, lo avevamo annunciato e avevamo già prorogato per tutto il mese di maggio le misure che erano state adottate il 12 marzo con ordinanza del sindaco e poi bisogna tornare alla normalità. Io credo che psicologicamente sia importante tornare alla normalità, è importante perché questo incentiverà le persone comunque a riprendere la propria vita, ad aumentare i consumi, comunque al di là ovviamente delle difficoltà economiche enormi che ciascuna famiglia può avere, però dobbiamo respirare un'aria diversa, questo è il mio punto di vista, sempre con le misure di prevenzione che sono necessarie affinché non si ritorni nell'incubo che abbiamo vissuto per 2 mesi, ma l'importante è che si respiri non l'aria della precarietà ma l'aria della normalità, ed è questo il motivo per cui comunque oggi abbiamo reintrodotto i parcheggi a pagamento, però con una misura anche agevolata per chi aveva rinnovato l'abbonamento a marzo, che è giusto possa fruire di un tempo in più, e quindi per tutto il mese di giugno sostanzialmente verranno prorogati quegli abbonamenti e la preoccupazione arriverà alla fine di giugno per i rinnovi successivi. Iniziata praticamente l'estate, state già pensando per le prossime settimane qualche misura per quanto riguarda i parcheggi a ridosso delle aree, degli stabilimenti balneari, sì, delle riviere? Sì, ho letto già qualche polemica di qualcuno che si preoccupava già dell'utilizzo della strada parco. Dal punto di vista
chiusura della strada parco la preoccupazione è prematura, perché dobbiamo verificare qual è l'andamento, l'approccio che si avrà nei confronti dell'estate. Io mi auguro che comunque si possa utilizzare il nostro mare in tranquillità, rispettando tutte le prescrizioni che le leggi impongono, però abbiamo già comunque in pancia una misura importante, che è il parcheggio sull'area nord, che potrà consentire a 250 circa pescaresi e non pescaresi di poter avere finalmente, grazie all'iniziativa del sindaco Masci, tutta sua, di abbattere manufatti ormai abbandonati e ricovero di senza tetto, abbiamo invece oggi un'area davvero di pregio in cui parcheggiare in tranquillità. Poi vedremo nel mese di luglio qual è l'andamento dell'estate e adotteremo le misure conseguenti. Stessa cosa anche per i parcheggi a sud della città, i tradizionali parcheggi estivi. Io proprio la settimana prossima avrò un incontro con Pescara Multiservice e valuteremo tutte le misure necessarie da adottare per rendere la vita più facile ai pescaresi, per rendere soprattutto per le attività produttive un'opportunità per poter comunque riemergere da questa crisi senza precedenti. Anche se in forma ridotta e senza assembramenti, si è svolto ugualmente il tradizionale genuflessione del bue davanti alla statua di San Zopito a Loreto a Prutino. L'amministrazione comunale, che ha voluto fortemente che la tradizione non si interrompesse, ha dedicato la giornata a tutte quelle persone che a causa del coronavirus non ci sono più. Il servizio di Stefano Recanati. Il Covid-19, seppur in maniera ristretta, non ha bloccato il rito sacro dell'inginocchiamento del bue di San Zopito a Loreto a Prutino. L'antica tradizione, datata 1711, non ha visto purtroppo quest'anno la folla delle grandi occasioni, ma per volontà dell'amministrazione comunale è stata ugualmente riproposta. Il 2020, però, oltre al Covid-19, sarà un anno da ricordare. Infatti questo è stato il primo San Zopito anche per Galante di Belvedere, il nuovo bue che dopo aver percorso alcune vie del centro storico si è inginocchiato per la prima volta davanti alla statua del santo patrono di Loreto a Prutino. Le parole del sindaco Gabriele Starinieri, il quale commenta così l'evento simbolico di quest'anno. Dal punto di vista simbolico è stato un momento molto importante in cui i loretesi, diciamo, con la sfilata del bue, la benedizione del bue in chiesa dopo la messa, hanno mantenuto quella che è la tradizione da oltre 300 anni. Quindi ecco, un po' di pazienza, non c'è stata la festa civile, però almeno le tradizioni, anche come auspicio di una buona salute e della fine di questa pandemia. Ecco, un ricordo soprattutto per quelle persone che non ci sono più. Sì, per loro e per i loro familiari, che un lutto tremendo perché non hanno potuto nemmeno partecipare ai funerali. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Replay, la trasmissione condotta da Enrico Rocchi. Ovviamente il campionato di Serie B e il Pescara, che ha ripreso gli allenamenti e si accinge nel mese di giugno a ricominciare il campionato cadetto. I temi principali dei tanti collegamenti che vedrete durante la trasmissione. Dunque appuntamento alle 21 con Replay. L'informazione del TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.